vedere la passerella per disabili, l'abbiamo fatta apposta tutti gli automatici. Eccoli qua, vedi? Sì, questi sì. Avete apprezzato? Sì, grazie. Allora, sono uno di una marca diversa, perché noi li vogliamo provare tutti quanti. Ah, sì? Sì, sì, sì. Ah. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Saluta. Ti piace questo autobus? Molto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, qui, questo è il... Allora, raccontate voi, ragazzi. Questo è il veicolo che associa la doppia trazione, l'elettrica... Quindi inizia con l'elettrica? Inizia con l'elettrica, poi subentra l'endotermica a un certo punto, ha i supercapacitori sul tetto, quindi in fase di frenata li ricarica e li scarica poi in fase di utilizzo. Quindi questo consente di avere... Quindi è all'inizio elettrico e poi... All'inizio elettrico e poi subentra l'endotermico. Regime, oppure se la scarica, la carica è finita. Allora, parola agli ingegneri, forza. Sì. Buongiorno. Buongiorno, certo. Come inquinamento quanto si butta fuori? Non è più in meno rispetto a un diesel tradizionale, a 1 euro 3 euro 4. Ah no, allora rispetto a 1 euro 3 è tangibile, cioè parliamo di percentuali importanti, attorno al 40-50%. Cioè 40-50. Un veramente importante. Quindi rispetto a un euro 3. Euro 4 all'EV vuol dire 50% in meno. Quindi già quello che noi abbiamo fatto di passare dal E3 e 4 all'EV è già un 40-50 dimezzato. Con questo, ok, bene, sono autobus di quartiere che sono in funzione dalle 10 di sera, a chiamata, quindi si può telefonare per prenotare dal capolinea fino a casa, allo stesso costo dell'autobus normale. Quindi sono economici, sono sicuri, il gradimento nelle zone che per il momento l'hanno sperimentato, partendo da Fatima, Noverasco, Comasina, Abruzzano, oscilla tra l'88 e il 95%, quindi è un gradimento altissimo rispetto appunto a questo servizio, quindi continuiamo a estendere un servizio importante per la facilità e la comodità, la sicurezza dei cittadini. L'altra cosa importante che presentiamo oggi, e anche qui siamo tra le prime città in Europa, sono questi 5 autobus ibridi. Questi autobus ibridi che funzioneranno da oggi sulla linea 50-51-94, se non ricordo male.